Si è tenuta nella sala giunta del Comune la cerimonia di consegna delle borse di studio ai vincitori del Premio Nazionale Amato Lamberti, evento che quest'anno è giunto alla sua sesta edizione e che si rivolge a giovani studiosi in grado di elaborare e diffondere strategie di contrasto alla criminalità organizzata. Conoscere l'evoluzione delle mafie è il modo più importante per adeguare i nostri strumenti per contrastarle e sconfiggerle. E credo che Amato Lamberti sarebbe molto contento di ciò, di vedere questi giovani, di vedere che nel suo nome continuano a ricercare, ad impegnarsi, e io credo che possiamo essere molto orgogliosi che tutto questo succeda a Napoli. Promosso dall'associazione Amato Lamberti, il bando nasce per trasmettere il pensiero, la testimonianza e le lungimiranti visioni del sociologo Amato Lamberti, che seppe tradurre i risultati della sua intensa attività di studioso in impegno politico contro le mafie. Il premio rinnova quel modello di una politica che si muove senza mai compromessi, insegnando agli altri la condotta del bene, del fare e soprattutto percorrere sempre la strada segnata dall'etica condivisa. Una persona coerente, credibile, che si è impegnato nelle istituzioni, in politica, per i giovani, all'università. È importante ricordare anche i buoni esempi in tempi in cui la corruzione è dilagante. Bisogna lavorare sempre di più per prevenire, per avere leggi chiare, in modo che non ci siano interpretazioni equivoche. Stiamo però ancora molto lontani da un quadro normativo rassicurante, ancora molto lontano da avere un paese non attraversato sin nel midollo della politica e delle istituzioni dalla corruzione. Con due ex aequo sono tre i vincitori dell'edizione 2019 del bando che con le loro tesi sui temi della criminalità organizzata hanno ricevuto un premio di 1000 euro. Sono contentissima di questo premio, che è una gratificazione personale e un riconoscimento a livello professionale, in particolare per il significato che ha il premio, perché Amato Lamberti è stato il primo studioso a occuparsi di criminalità organizzata, a mettere a servizio degli studi sul fenomeno mafioso la sociologia, e quindi è un onore, ecco. E soprattutto, in particolar modo, per il fatto che questo premio riconosce il valore civile dello studio, e mi sembra che riconoscere alla ricerca questa dimensione pratica e concreta nel ricordo di Lamberti sia una cosa particolarmente importante oggi.